Ragazzi, buongiorno. Ragazzi, ciao! Allora, ragazzi, prima di iniziare il video di oggi, ci tengo a rilassare un attimo Patri, perché Patri ha una grande responsabilità che abbiamo fatto un video Due anni. 2 anni fa e lei era in Italia in quel momento e quel video lì l'hanno visto più di 200.000 persone, no? E tantissimi mi dicono: come sta Patrizia? Vogliamo sentire Patrizia? Vogliamo vedere Patrizia? E io anch'io non vedevo l'ora di fare un nuovo video con Patri. E lei era tutta preoccupata perché diceva: mamma mia, tutti mi hanno visto il mio italiano 2 anni fa e adesso ci aspetteranno che il mio italiano è fantastico, Perfetto. perfetto. Però cosa è successo? Che oggi farò un po' di domande a Patri, no? Sì. È successo che Patri ha avuto vari problemi familiari, di salute, è tornata in Brasile e quindi non è stata più tanto in contatto con l'italiano e nemmeno ha ascoltato tanto italiano, Sì, vero? davvero, vero, vero. È triste per È questo, però. triste e per questo che sono un po' nervosa, ma andiamo, andiamo. Esatto, quindi volevo fare questa premessa prima di iniziare. Ok ragazzi, quindi detto ciò, adesso Patri non si sentirà più giudicata per ogni frase e parola che dice. L'obiettivo di oggi è fare una conversazione simpatica, carina, rilassata, parlare un attimo con la mamma di Isa, che per me comunque è un'ispirazione, che ha imparato l'italiano quando era in Italia, dopo i suoi 45 anni, quindi è stata bravissima. E ho segnato alcune domande qua. Ok, quindi se mi vedrete leggere, perché mi sono segnato alcune cose da chiedere a Patri. E ok, la prima cosa che voglio chiedere a Patri è: cosa ti manca di più dell'Italia? Cosa mi manca? Tante cose, ma una Io. Albi, Isa. Ah, adesso Adesso neanche no, sono non più in ci. Italia, Sì, quindi. ma mi manca tante cose. Il cibo, gli amici, nostra casa, la mia bici. Vediamo, c'è tante cose, ma questo il cibo, Albi, Isa, la bici, la casa, nostro appartamento, la pace, la neve, il freddo. Esatto, ok. E adesso chiedo anche a Patri, lei ha vissuto in Italia, ha vissuto a Torino e Modena, quindi nella regione del Piemonte e nella regione Emilia-Romagna. Quindi, cosa ti manca di più di queste due città invece? Allora, a Torino è una città più grande, è una città più come si dice? Movimentata, Movimentata, brava. c'è tanti brasiliani lì che quando si esce per andare per fare una passeggiata, per camminare, per mangiare qualcosa, lì ci sono tanti brasiliani che praticamente mi sento a Casa. casa in Brasile, perché si sente la nostra lingua, qualcuno che ci sono vicino da te e si sente parlando in portoghese, in brasiliano, così è buonissimo. Torino è una città bellissima, che c'è tutto che si cerca, lì si trova. Allora, a Casinalbo, Modena Una è città più piccola. una città più piccola, non c'è tante cose da fare, non si, la sera è tutto, praticamente tutto chiuso, è una città che le persone sono un poco più vecchio, sì, Le persone le sono persone sono un po' più anziane. un po' più anziani, a Torino è tanti, Tanti tante giovani. giovani, sì. E è così, ma tutte e due mi faceva benissimo perché sono diversa, ma sono innamorata delle due. Di entrambe le Sì, città. Perfetto. sì. Torino e Casinalbo, Perfetto. Modena. Sì, ecco perché Casinalbo,
Didi? No, no, vai. Casinalbo era un paesino, diciamo un comune che era fuori da cioè era nella provincia di Modena, ma tipo 10, sì. 15 minuti. 15 minuti, sì, con la macchina. 15 minuti. 10 chilometri. Tranquilla, certo. Tranquillissima, non c'è rumore, non c'è nessuno che ti... Nessun rumore. Nessun rumore, molto tranquilla, una città bellissima, c'è una vista meravigliosa, c'è posto bellissimo per camminare, per fare le foto, per fare un pisolino, la piazza sono le piazze. Le piazze sono tante bellissime, così Casinalbo mi manca tantissimo. E Casinalbo, lei andava la mattina in bici, in panetteria, a comprare il pane fresco, sì. E con tutto tranquillo, silenzioso, non c'erano macchine, per il percorso che faceva era quasi senza macchine. Sì, anche la palestra, per andare alla palestra, per fare le spese, per la farmacia. Tutto vicino. Sì, sì, sempre io andavo a piedi, anche a piedi facevo la mia camminata tutti i giorni, e anche con la bici, e per questo mi manca, e questo mi manca tantissimo. Diciamo, questa è una delle cose affascinanti dell'Italia, sì. Di cui parlano anche molti brasiliani che conosco, che sono passati da una grande città a magari un comune più piccolo, c'è questa tranquillità, cioè, sono due cose diverse, sì, ovviamente, sì. In base a cosa uno vuole, entrambe belle. Tipo a me piace sia San Paolo che un comune più piccolo, ma in momenti diversi della mia vita, penso, quindi. Sì, sì. Ok, detto ciò, prima di continuare, ragazzi, mi stavo dimenticando, è aperta in questo momento, sono aperte in questo momento le iscrizioni alla piattaforma di Italiano per la Vita. Davvero? Sì, 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 ecco, e Patri non lo sanno, gliel'ho detto perché non le ho detto questa cosa, perché stiamo registrando questo video prima dell'apertura, quindi uscirà durante la settimana dell'apertura. E Patri, non so se lo sai, ma te lo dico sempre, che la piattaforma rimane aperta pochi giorni, quindi non starò qui a parlarvene tanto, ne abbiamo già parlato tantissimo. Quello che troverete dentro è meraviglioso per sviluppare il vostro italiano parlato, scoprire l'Italia. C'è tutto ciò di cui avete bisogno per imparare veramente la lingua e non solo. Quindi le iscrizioni sono ora aperte, chiuderanno tra pochi giorni. Se quando guardate questo video sono già chiuse, troverete in descrizione la lista d'attesa, ok? Ma spero che guardiate il video mentre sono aperte, così già potete iscrivervi, partecipare, entrare questa grande famiglia. Detto ciò, continuiamo con le domande. Non perdete. Bravissimo, bravissimo. Non perdete. Non perdete. Non perdetevi. Non perdetevi. Non perdetevi l'apertura. Non perdetevi l'apertura. La riapertura. La riapertura. Ecco, va bene. Comunque, ragazzi, continuiamo invece con le domande per Patri. Ok, allora. Allora, Patri, io so che adesso in questo momento, negli ultimi mesi, praticamente hai ascoltato pochissimo italiano, quasi niente. A volte che guardi i video che faccio con Isa per vedere come stiamo. Sì. Però so che poco. Quindi volevo. È successo anche perché hai avuto problemi di salute, problemi con la tua famiglia, tante cose. Sì. Quindi volevo che ci parlassi un po' di questa sfida, no? Che tanti nella vita hanno momenti appunto dove non riescono a fare ciò che vorrebbero. Com'è stato? È stato difficile questa situazione? Ti manca comunque poter ascoltare un po'? Parlaci un po' di cosa è successo. Sì. Allora, lì in Italia la vita è un po' tranquilla, un po' più tranquilla. Perché anche non si prende il traffico come qui in Brasile. Come qui a San Paolo. A San Paolo. Così non ci prendi tanto tempo per si spostare di un posto a un altro, e così mi sembra che lì ci sono più tempo, ci sia più tempo per studiare, per non lo so, perché lì io facevo la camminata e così sempre con le cuffie, ascoltando, sempre con la musica in italiano, sempre guardavo la TV in italiano, ma
in Brasile il tempo è troppo corto, mi sembra che c'è tante cose da fare e tanto che anche io ho avuto un problema di salute, ho stato per un periodo... Sono stato un periodo ferma, uh-huh. di fare nulla perché ho un male di schiena e poi sono stata in ospedale e poi il mio marito che era malato e tante cose uh-huh. e così ho mi fermato un po' di studiare. Mi sono fermata un po' di studiare. E per questo mi ha fatto male, perché sembra che torni indietro invece. Sì, sì, mi sembra che torni indietro. Uh-huh. E per questo che oggi ho detto, Albi, non sono pronta, non sto pronta per fare questo video perché non ho ascoltato tanto, non ho studiato. Mi lascia un po' questa settimana, ma lui mi ha detto, no, facciamo, uh-huh. vediamo com'è. Ma non fermarti, perché non fa bene. Non fa, ecco. Ottimo, ottimo consiglio, Patri. Ecco, ragazzi, diciamo che qual è il discorso? L'ho detto, Patri, non c'è bisogno di fare un video fingendo che il tuo italiano sia meglio di quello che è, perché tutti capiscono che nella vita succedono cose che non sì, ma inaspettate. Un'altra cosa, sì. Lì sempre aveva persone in italiano, così sì. Si parla, si comunica in italiano, sì. Ascolta italiano, sempre lì. Avevi bisogno per sì, vivere. Sì, cosa è necessario che si impari, sì. Perché devi usare, perché lì tutto è italiano. Sì. Allora, qua in Brasile non portoghese e poi si dimentica. Per sì. questo che si deve ascoltare tutti i giorni, sì. Guardare il TV, il video, perché se no si dimentica e poi fica rimane senza argomento, senza parole, una cosa... Sì, sì, è vero. E non fa bene. Non fa bene. Ragazzi, no, infatti, perché il discorso qual è? Penso che il problema più grande sia stato quello per Patri di non avere più la priorità in testa, e neanche priorità, ma anche la routine, ma anche la volontà per tutte le situazioni della vita, problemi di salute, di lavoro, di famiglia, e il viaggio e tutto questo cambiamento. Noi quindi diremmo in italiano: Non avevi la testa per fare questo. Sì, bravo, bravo. Non avevi la testa, sì. Perché se tu avessi ascoltato, ti faccio un esempio, mezz'ora, un'ora di italiano, come facevi prima, anche non vivendo in Italia, il tuo italiano sarebbe ora meglio di sì, due anni fa, sì. te lo garantisco 100%. Quindi il grande problema non è stato non essere più là, sì. Ma che hai fermato anche la cosa in più che facevi, sì, là, sì. Più importante, che era mentre camminavi, ascoltavi tantissimo italiano, mi ricordo. Tantissimo, tantissimo, tutti i giorni. Perché eri motivata, stavi bene. Sì, mi svegliavo e poi facevo la colazione, ma sempre con l'italiano, sì. Sì. Per portare Pepe a scuola, sì. Italiano con la... La radio e sempre italiano, tutto italiano. Esatto, che quello lo puoi fare uguale anche qua in Brasile, sì. Perché lo so che hai detto c'è quel 5% del tempo magari che andavi in panetteria, andavi al ristorante, in farmacia, ma era cosa, 2 minuti entravi, mi può dare del pane, sì, ciao. È finito. Cioè, non è che avevi amici italiani lì, cioè, no, io no. Ero il tuo amico italiano, ci sono ancora, poi il resto della tua famiglia comunque era parlava in portoghese con sì. te. Quindi la grande differenza era che eri in Italia, quindi ti sentivi motivata, stavi bene, sì. Tutto, e quindi ascoltavi ogni giorno, nelle tue orecchie mettevi tanto materiale in italiano, mi ricordo. Sì, sì. E hai fermato quello quando sì. sei tornata. Sì. Quindi non voglio accusarti, però per spiegare anche come ha detto Patri, diciamo il danno che è smettere di ascoltare, sì. Così possiamo vedere vedere così possiamo vedere che
cosa che non c'è successo, com'è? Non c'è successo, non c'è, c'è progresso. Successo, progresso. Sì, no, perché è vero, il tuo italiano rispetto a 2 anni fa direi che è più o meno allo stesso livello, forse solo per il fatto che non lo usi più ogni giorno è anche un po' più difficile. Sì, sì. Per te. È ancora lì, però è più difficile farlo uscire, però ancora stai parlando bene comunque, tranquilla. Non voglio dire che stai parlando male o che non sei più, assolutamente, anche perché hai passato vari anni in Italia, quindi la lingua, anch'io quando parlo vedo che capisci sempre tutto. Sì, sì. Quindi la comprensione c'è ancora, no? 100%. Sì, sì, 100%. Sì. Quello è importante senza anche. Dubbio. E, ok, passiamo alla prossima domanda. E che cosa non hai fatto fare che cosa non hai fatto in Italia che ora ti penti di non aver fatto e faresti se potessi tornare in questo momento? Mamma mia. I gnocchi. ragù. No, può essere anche non cibo. No, ma non ho imparato a fare cose ragù. No. Allora, che cosa? No, una cosa che io non ho fatto? Sì. Viaggiare di più, conoscere i musei. Ragazzi, altra domanda per Patrick. Avete visto, stava leggendo le domande come a scuola. Devo girare l'iPad. Allora, ti lascio sola. No! Che cosa? Faccia vedere. Che tradizione italiana hai imparato vivendo in Italia e che vorresti mantenere ora nella tua vita? Senza copiare la tradizione. Vediamo. Bere no. Il vino. Bene. Tutta la sera. Ogni sera, dai. Ogni sera. Ma peraí, acho que não vou falar de vinho, né? Mas é. Não, é melhor, sim. É sim, porque é. Bicchiere di vino rosso. Bere un bicchiere di vino rosso ogni sera. Bello. Fare il pisolino. Dopo di fare. Di bere vino. Di bere vino. Il pisolino. Chi ti ha insegnato il pisolino? Io? Sì. Ah, ok, perché ragazzi non è una cosa italiana il pisolino. Io però. Faccio il pisolino dopo pranzo, sì. Quindi... Questo okay. È buono. Mi fa piacere di averti passato il pisolino. Il pisolino... Ah, cos'è un pisolino per chi non lo sa? Ah, sì. Pisolino è che fa così dopo che si mangia e fa così... E dorme. Si dorme mezz'oretta così, va bene? Esatto. Sì, questo, va bene. Un bel pisolino sul divano. Un bel pisolino. Si dice anche schiacciare un pisolino. Schiacciare un pisolino. Schiacciare. Schiacciare. Un pisolino. Passiamo alla prossima, quindi pisolino e vino. Bene, sì. bene, mi fa piacere. Non copiare. Ah. Allora, ultima domanda ragazzi, ultima domanda. Com'è stato per te vivere col clima italiano del... Dai, Emilia Romagna la inserisco nel nord Italia. Vai. Il clima è un po' difficile perché il Brasile è un paese tropicale, non si fa freddo praticamente. Quando sono andata in Italia ho preso un freddo. Quando ero a Torino ho sofferto molto il freddo. Quanto? Sì, tanto po'. Tanto. Tantissimo. Sì, perché... Ma piangevi dal freddo? No, mai. Io ero congelata. Era congelata? Sì. Ma quanto congelata? Potevi muoverti o... No, sì, che io potevo muovermi, però era così freddo, non mi scaldava mai. E freddo, tutto gelato. Gelato? Ma mangiavi gelato d'inverno o no a Torino? No.
Non avevi coraggio? No. Allora non sei una vera italiana. Gli italiani mangiano il gelato in strada anche inverno con meno 2. Così non si scioglie, più anche più buono, hai tempo di chiacchierare e poi mangi gelato. No. Buono, buono. Ma no, l'ho chiesto perché Patri molte mattine andava a lavorare col freddo, 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 freddo. Anche con la neve. Con la neve. Sì. Però ti piaceva. Sì, sì, ma dopo si vai. Ti abitui. Si abitua. Ti abitui. Sì. Col tempo. Col tempo. Ecco, quindi diciamo ok, hai sofferto il freddo, ma eri contenta che poi arrivava il caldo. Sì. C'è quello di bello, mamma no? mia, che bello. Dicevi adesso arriva il caldo. Sempre con la pelle bronzata. Abbronzata. Abbronzata. Bello. Bellissimo, bello. Bello, perché lei è andata... dove sei andata in spiaggia? Genova? Genova, Rimini. Rimini. Marotta. 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 Nelle Marche. Liguria. Liguria, Genova. Genova. Sì. Sì? Sì. Cioè dipende, non so se sei andata a Genova, però in Liguria sei andata, mi ricordo. Sì, sì, sono andata in Liguria. Perfetto. Ti è piaciuto di più Liguria o... lato sinistro dell'Italia o destro? Destro, destro. Perché c'è la spiaggia, sì, di sabbia. Sì, sì. In Liguria c'è tante pietre. Pietre, tante, sì, pietre. Sì, sì. Ah, ok. Bene ragazzi, allora io ringrazio tanto Patri, avevo tanta paura di essere giudicata, che mi diranno ah, Alberto tu non sai insegnare l'italiano neanche alla mamma di Isa perché... perché adesso parla, non parla meglio di 2 anni fa, ma io gli ho detto Patri... tranquilla, non ti preoccupare che parli benissimo, l'importante è che riesci ancora a comunicare in italiano, quindi io ti faccio i complimenti perché... Grazie! Già più di un anno che non sei in Italia e ancora, nonostante tu abbia ascoltato pochissimo. E parlato mai, riesci ancora a comunicare, io ho capito tutto. Grazie! E grazie a te per quindi aver avuto il coraggio anche perché... così dai coraggio anche a chi si sente bloccato o giudicato, magari anche con la tua età e anche di più, di parlare, di ascoltare. E di farlo per l'amore dell'Italia, l'italiano e non per essere perfetti. Okay. Quindi grazie Patri. Vi ricordo l'ultima volta che le iscrizioni sono ora aperte Italiano per la Vita, se non lo sono più perché saranno già chiuse se guardate troppo tardi, c'è il link con la lista d'attesa in descrizione. Vi assicuro che Italiano per la Vita cambierà, trasformerà il vostro italiano, ve lo giuro, perché l'ha già fatto per tante persone, quindi non ho bisogno di stare qui a parlarne troppo. Ma detto ciò, un abbraccione, grazie per aver guardato il video, grazie Patri, sei fantastica anche grazie con questa giacca, bella fucsia? Fucsia, ecco, sì. Io rosa, lei fucsia. Pinky. Quindi, pinky. Pink, fucsia. Fantastico, un bacione. Un bacione a tutti. Vuoi dire qualcosa prima di salutare? Ciao a tutti. Ah, che bello messaggio. Ciao ragazzi, ciao a tutti.